È stato scarcerato il 41enne che la sera del 25 gennaio aveva sparato contro al cognato in un appartamento di via Benvenuti a pochi passi dal centro storico Aretino. L'uomo, ex guardia giurata, attualmente si trova agli arresti domiciliari. La reiterazione, ovviamente, questa ci sentiamo di escludere, inquinamento delle prove, sappiamo come sono andati, pericolo di fuga, men che meno, perciò la misura attualmente in essere credo che garantisca le esigenze di indagine. Il GIP Giulia Soldini adesso ha accolto la nuova richiesta da parte dei legali dell'ex vigilante Francesco Colonna, concedendogli i domiciliari a casa di un fratello. Inizialmente la richiesta era stata negata, l'abitazione di via Benvenuti non era stata infatti ritenuta idonea dal giudice per applicare la misura meno afflittiva. Lì abita anche la madre, che naturalmente deve continuare ad avere rapporti anche con la sorella, che poi è stata l'origine della discussione dalla quale poi è seguito il fatto. Il 41enne si trovava nel carcere aretino di San Benedetto dopo che, al culmine di una violenta lite in famiglia, pare per l'accudimento dell'anziana madre, aveva esploso un colpo di pistola, detenuta regolarmente per l'attività di guardia giurata contro il marito della sorella, Luca Valli. Il cognato, dopo un delicato intervento chirurgico e giorni di terapia intensiva, adesso è finalmente fuori pericolo. Ho sempre chiesto di come stava, si è reso conto, ovviamente, sempre chiesto, purtroppo sono quegli attimi in cui uno potesse tornare indietro, non agirebbe in tutt'altro modo. L'accusa per il 41enne resta quella di tentato omicidio. Speriamo che possa essere duplicato in qualcosa di meno grave, ecco.